How could I know you were falling to grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why. Vi ho lasciato interrompendo la lettura del capitolo della dottoressa Kubler-Ross in cui lei ci stava spiegando come si verificano le esperienze di premorte e quello che lei ne ha tratto attraverso i suoi studi scientifici, l'osservazione proprio sul campo. Quindi, senza perdere tempo, riprendo questa lettura dove ieri l'avevo interrotta. Oltre alla sensazione di benessere e di completezza che si sperimenta in quello che possiamo chiamare il corpo eterico, si avrà anche la consapevolezza che è impossibile morire da soli. Vi sono tre motivi per i quali nessuno muore da solo. E quando dico nessuno, intendo anche chi muore di sete in un deserto a centinaia di miglia dal più vicino essere umano, o un astronauta spedito da solo in una capsula nell'universo e che, mancata la sua destinazione, continui a ruotare finché non muore per cause naturali. Quando ci si prepara lentamente alla morte, come spesso accade ai bambini malati di cancro, subito prima della morte, essi cominciano a rendersi conto che sono in grado di lasciare il loro corpo fisico ed hanno quelle che noi chiamiamo esperienze extracorporee. Tutti abbiamo questo tipo di esperienza in certi stadi del sonno, ma pochissimi di noi ne sono consapevoli. I bambini moribondi sono molto più spirituali dei bambini sani della stessa età e sono consci di queste brevi sortite dal corpo fisico che li aiutano nel trapasso, che li familiarizzano col luogo nel quale stanno per recarsi. È durante queste uscite dal corpo che i pazienti moribondi, giovani e vecchi, si rendono conto della presenza di esseri che li circondano, che li guidano e li aiutano. I bambini spesso ne parlano come di loro compagni di gioco. La Chiesa li chiama angeli custodi. La maggior parte dei ricercatori li chiamerebbe guide. Non importa come li chiamiamo, è importante che si sappia che ogni singolo essere umano, dal momento in cui trae il primo respiro fino al momento della fine dell'esistenza terrena, è accompagnato da queste guide o angeli custodi che lo aiuteranno nel passaggio dalla vita alla vita dopo la morte. Inoltre saremo ricevuti da coloro che ci hanno preceduto nella morte e che abbiamo amato, come il bambino che abbiamo perso, una nonna, un padre o una madre o altre persone che hanno un significato molto grande e molto importante per noi. Il terzo motivo per il quale non possiamo morire soli è che quando lasciamo anche temporaneamente il nostro corpo fisico prima della morte, ci troviamo in una condizione in cui non c'è spazio e non c'è tempo. E in questa condizione possiamo andare dovunque ci piaccia, alla velocità del pensiero. Una piccola Susie morente di leucemia all'ospedale può essere assistita dalla mamma per settimane e settimane. La bambina morente capisce che diventa sempre più difficile per lei lasciare la mamma che si china sul lettino e implicitamente o esplicitamente le dice: «Tesoro mio, non lasciarmi, non posso vivere senza di te». Quello che a volte facciamo con questi pazienti è in realtà di colpevolizzarli perché ci lasciano. E Susie, che è sempre più sintonizzata con la vita integrale, consapevole della continuazione della vita dopo la morte, la Susie che è stata fuori dal corpo e ha capito che può spostarsi e letteralmente volare dovunque voglia, chiede semplicemente alla mamma di andarsene dall'ospedale. I bambini dicono spesso: «Mamma, sembri così stanca, perché non vai a casa a fare una doccia e a riposare un poco? Io sto bene».
E la madre va. Mezz'ora dopo può accadere che l'infermiera telefoni dall'ospedale e dica: «Sono dolente, signora Smith, sua figlia è appena aspirata». Sfortunatamente questi genitori provano un terribile senso di colpa e di vergogna e si rimproverano di non essere rimasti a fianco del loro bambino fino all'ultimo. Non sanno che nessuno muore solo, poiché Susie, su cui non pesano più le nostre esigenze, è perfettamente in grado di liberarsi dal suo bozzolo. Allora, alla velocità del pensiero, ella sarà col papà o con la mamma o con chiunque voglia stare. Come ho già detto, siamo stati tutti dotati di una scintilla divina. Abbiamo ricevuto questo dono 7 milioni di anni fa. E questo include non solo il libero arbitrio, ma anche la capacità di liberarci dal corpo fisico, non solo al momento della morte, ma anche in momenti di crisi, di stanchezza, in circostanze eccezionali e in un certo tipo di sonno. È importante sapere che ciò accade prima della morte. Viktor Frankl, che nel suo bellissimo libro La ricerca del significato scrisse delle sue esperienze nei campi di concentramento, fu forse uno dei più famosi scienziati che studiarono le esperienze extracorporee molti decenni fa, quando esse non erano ancora molto conosciute. Egli studiò persone cadute dalle montagne in Europa che sperimentarono una revisione della propria vita. Studiò quanto della loro vita passò per la loro mente durante quel periodo brevissimo, forse solo di pochi secondi, di una caduta in montagna e si rese conto che durante le esperienze extracorporee il tempo non esiste. Molte persone ebbero esperienze simili mentre stavano per annegare o in un momento di grande pericolo. Il nostro studio fu verificato da ricerche di laboratorio con la collaborazione di Robert Monroe, autore del libro I miei viaggi fuori dal corpo. Io non solo ho avuto esperienze extracorporee spontanee, ma ne ebbi di indotte in laboratorio sotto il controllo di Monroe e l'osservazione di vari scienziati della Fondazione Menninger di Topeka. Sono sempre più numerosi gli scienziati e ricercatori che si dedicano a questo tipo di studi, scoprendo che essi portano a investigare una dimensione che è difficile da concepire col nostro approccio tridimensionale della vita. Spesso viene messa in dubbio la realtà delle guide o degli angeli custodi, come pure la presenza di affettuosi esseri umani, in genere membri della nostra famiglia morti prima di noi, venuti ad incontrarci e a darci il benvenuto al momento del nostro trapasso. L'interrogativo è naturale: come si può verificare scientificamente questo tipo di avvenimento? Per me, come psichiatra, è interessante che migliaia di persone in tutto il globo abbiano le stesse allucinazioni prima della morte, ossia la percezione della presenza di parenti o amici che li precedettero nella morte. Se questo non è reale, deve avere una spiegazione. E così continuammo, tentando di trovare dei mezzi e dei metodi per studiare il fenomeno, per verificarlo o magari anche per concludere che è solo una proiezione di desideri. Il modo migliore per fare questo fu forse di stare accanto a bambini moribondi, in seguito a incidenti avuti insieme alla famiglia. Di solito accadeva dopo il 4 di luglio o dopo il fine settimana o dopo ricorrenze in cui le famiglie uscivano in auto e troppo spesso avevano scontri frontali che uccidevano alcuni membri della famiglia e spedivano in vari ospedali i sopravvissuti feriti. Mi sono assunta il compito di assistere i bambini feriti gravemente. Poiché sono la mia specialità, sapendo bene che nessuno li aveva informati del numero e dei nomi dei parenti uccisi nell'incidente. Mi ha sempre colpito il fatto che essi sapevano benissimo chi li aveva preceduti nella morte. Sedevo accanto a loro, li vegliavo in silenzio, tenevo la mano, osservavo la loro agitazione. Poi spesso, subito prima della morte, potevo riscontrare una serenità, che è sempre un cattivo segno.
A questo punto chiedevo loro di dirmi che cosa stava succedendo a loro e la risposta era quasi sempre: va tutto bene. Una volta un piccolo paziente mi disse: mamma e Peter mi stanno aspettando. Sapevo che la madre era morta nell'incidente, ma non sapevo nulla di Peter. 10 minuti dopo ricevetti una telefonata dall'ospedale dei bambini che mi avvertiva che Peter era appena spirato. In tutti gli anni durante i quali abbiamo raccolto questo tipo di dati, non ci è mai capitato un bambino che nell'imminenza della morte nominasse qualcuno che non era già morto, anche se solo da qualche minuto. Non so come spiegare questo fatto se non con la consapevolezza che i morenti hanno della presenza dei loro cari in attesa di accoglierli dopo la morte per riunirsi a loro in una forma di vita che per molti è difficile da accettare. Un'altra esperienza forse mi commosse anche più di quelle fatte coi bambini e fu il caso di un'indiana americana. Sugli indiani americani abbiamo pochissimi dati, poiché essi non parlano facilmente della morte. Questa giovane donna indiana fu investita da un pirata della strada. Quando uno sconosciuto si fermò per portarle aiuto, lei gli disse con molta calma che non c'era niente che lui potesse fare per lei, salvo forse recarsi un giorno alla riserva indiana dove viveva sua madre, che era a circa 700 miglia dalla scena dell'incidente. Ella aveva un messaggio per sua madre e forse un giorno egli avrebbe potuto recarglielo. Il messaggio diceva che lei stava bene, non solo, che era molto felice perché aveva raggiunto papà. Poi ella spirò fra le braccia dello sconosciuto, il quale fu tanto commosso all'idea di essersi trovato là al momento giusto, che guidò per 700 miglia per far visita alla madre dell'indiana nella riserva, solo per sentirsi dire che il marito di lei, il padre della vittima della strada, era morto un'ora prima dell'incidente. Abbiamo molti casi come questo in cui gente in punto di morte che non sapeva della morte di un congiunto veniva da lui accolto e salutato. Ci rendemmo anche conto che il compito di queste persone nel raccontare le loro esperienze non era convincere altri che la morte non esiste, ma semplicemente raccontare. Se si è disposti ad ascoltare e si ha la mente aperta, si potranno avere esperienze personali. Sono facili da avere se le si desidera. In ogni gruppo di 800 ascoltatori vi sono perlomeno 12 casi autentici di persone che hanno avuto questo tipo di esperienza e che sono disposte a parlarvene. Se avete la mente disposta ad ascoltare, se non assumete atteggiamenti critici, negativi o da giudici e non sentite l'esigenza di dare definizioni di tipo psichiatrico. L'unico motivo che scoraggia queste persone dal raccontare le loro esperienze è la nostra incredibile tendenza ad etichettare, sminuire o negare le storie che ci mettono a disagio perché non rientrano nei nostri schemi scientifici oppure religiosi. Tutte le esperienze che mi sono state raccontate fino ad ora sono le stesse che avremo quando saremo in condizioni critiche o in prossimità della morte. È chiaro che tutti coloro che ci riferiscono queste loro esperienze sopravvissero e furono in grado di parlarcene. Il caso più drammatico e indimenticabile di chiedete vi sarà dato che mi capitò fu quello di un uomo che aspettava di essere caricato in auto dalla sua famiglia per una gita festiva fuori città per far visita ad alcuni parenti. Durante il tragitto verso il luogo dove lui lavorava e dove l'avrebbero caricato, i suoi suoceri, sua moglie e i suoi figli che viaggiavano in un furgone vennero investiti da un'autobotte piena di benzina. La benzina inondò il furgone che si incendiò e l'intera famiglia morì tra le fiamme. Dopo aver saputo quello che era accaduto, l'uomo rimase in stato di shock per molte settimane, smise di lavorare, era incapace di comunicare. In breve divenne un vero vagabondo che beveva mezzo gallone di whisky al giorno e tentò perfino la droga per attutire il suo tremendo dolore, diventando incapace di conservare un lavoro per più di alcuni giorni e finendo letteralmente in una fogna.
fu durante uno dei miei frenetici spostamenti e quando avevo appena finito la seconda conferenza sulla vita dopo la morte, che un ospizio di Santa Barbara mi chiese un'altra conferenza. Appena cominciai a parlare mi resi conto di essere stanca di ripetere le stesse cose e mi dissi: «Signore, perché non mi mandi qualcuno dell'uditorio che abbia avuto un'esperienza di premorte e che desideri farne parte agli altri? Potrei così prendermi un intervallo ed essi sentirebbero un'esperienza di prima mano invece di riascoltare le mie vecchie storie». E lo so che adesso vi dispiace che io mi fermi qui, cari amici, che vi lasci in questo stato di suspense, ma così è perché sono arrivata già a metà della mia puntata e adesso ci aspettano i messaggi metafonici, per cui dovete avere pazienza fino a domani per poter scoprire la straordinaria storia di quest'uomo che purtroppo perse tutta la sua famiglia in un modo tragico e scoprire in che modo Dio può aiutare anche persone colpite da simili tragedie. E allora andiamo alla scoperta dei nostri cari e amati messaggi metafonici. Quante volte abbiamo sentito parlare dell'ira di Dio? Nella Bibbia, nelle scritture sacre, nei nostri modi di dire. L'ira santa di Dio non è l'ira umana, quella che noi immaginiamo usualmente, ma è la giustizia divina che all'uomo malvagio appare come qualcosa di brutto, di pesante. E quindi per questo genere, per queste categorie di persone che sono lontane dalla giustizia, dall'equità, dalla compassione, da quelli che sono i valori del bene di Dio, questa appare come ira. In realtà a noi che aspettiamo la giustizia appare come invece l'unica cosa desiderabile e possibile per questa umanità. E in questo messaggio ci viene detto che questa ira di Dio, cosiddetta, è già qui, è già sulla terra, è già sta operando. Quindi, come vedete, il modo di operare di questo piano spirituale nel piano materiale avviene anche attraverso quella che è il ristabilimento della giustizia divina, che appunto noi nella nostra ignoranza umana abbiamo definito come ira nelle scritture sacre. E il messaggio è questo: ho già ira a terra, là. Quindi veniamo avvertiti che l'ira di Dio sta già operando sulla terra e purtroppo anche queste catastrofi naturali che sempre più si stanno intensificando hanno molto a che fare con l'ira divina, perché il pianeta è un essere vivente che riceve le vibrazioni dell'umanità che vive sulla sua pelle, no? Per così dire, e quindi risponde, reagisce per difendersi, perché il pianeta ha degli anticorpi e quindi li mette in atto. Anche attraverso questo metodo naturale di difesa della Terra agisce l'ira di Dio. E questa ira di Dio, adesso nel secondo messaggio, ci faranno comprendere che è anche, non solo ovviamente, ma anche collegata al fatto che questi governanti, con il loro progetto assassino, hanno già ucciso tante persone sulla Terra. La tachipirina e la vigile attesa ha ucciso decine di migliaia di persone, non solo in Italia, guardate, ma in tutto il mondo, perché era un protocollo già deciso prima che la pandemia fosse creata artificiosamente su questo pianeta. Ormai voi lo sapete, questa pandemia è stata architettata per poter mettere in atto i loro progetti, questo non mi stancherò mai di ripetervelo, e quindi anche quel protocollo assassino di evitare le autopsie, di dare tachipirina e vigile attesa, di non mandare i medici di base a visitare i loro pazienti malati a casa, impedendo loro di poter fare quello per cui hanno giurato, quello di curare e difendere la vita umana, è stato un atto criminale verso l'umanità, il peggiore di tutti, perché quell'omuncolo che abbiamo lì al Ministero della Sanità, quello lì è il peggior criminale della storia, andrà messo tra i peggiori criminali della storia nei nostri libri di storia. E quindi ascoltate questo messaggio che dice così:
So già, uccise qua già. Il cielo sa benissimo che per la loro volontà malata di potere e di controllo hanno già ucciso tante persone con questi metodi barbari, schifosi, orribili che contravvengono a qualunque diritto umano, a qualunque trattato che l'Italia aveva ratificato circa i diritti umani, circa il diritto ad essere curati, ad essere assistiti, ad essere curati nel migliore dei modi e a non essere costretti a nessun trattamento sanitario, a meno che il soggetto non dia espresso consenso, ma dopo essere stato informato adeguatamente, cosa che con questi liquidi fognari voi sapete bene che non è accaduto, non accade, perché molte delle reazioni avverse vengono aggiunte man mano che la sperimentazione va avanti, quindi il consenso che una persona ha firmato 4-5 mesi fa non è più valido, perché in quel consenso non ci sono le nuove reazioni avverse che man mano si aggiungono e che loro cercano di evitare, loro cercano di non vedere, no? Lo sapete, non c'è una farmacovigilanza attiva, c'è una farmacovigilanza passiva, per cui il crimine è perfetto, c'è lo scudo penale, non c'è farmacovigilanza attiva, ma che volete di più? È un crimine perfetto, però non sfuggiranno a quest'ira di Dio che è già sulla terra. E questo perché il re veramente Magno non è stato certamente Carlo Magno nella storia, ma è il nostro re che è Magno. Magno in latino vuol dire grande, vuol dire che è il maggiore di tutti i re che si possono immaginare su questa terra, il nostro re grande, il nostro grande re. E allora ci vengono a dire che in effetti la storia appartiene a lui, appartiene al re, appartiene al nostro Signore, appartiene a Dio, alla divinità, che ne guida il corso, che permette il male, certo, perché come vi ho detto tante volte, in questo livello tridimensionale la polarità è necessaria per noi per poter capire le differenze che ci sono fra gli opposti, tra il bene e il male, tra la luce e il buio. È molto semplice comprendere questo, perché se noi non conoscessimo il buio non sapremmo neanche che cos'è la luce. Se noi avessimo 24 ore su 24 di luce continua, non sapremmo mai che cos'è la luce, non ci chiederemmo nemmeno che cos'è questa luminosità, non ne intuiremmo l'esistenza. Per cui Dio permette il male affinché l'uomo possa comprendere la via del bene, il valore del bene, che fino ad oggi non è stato compreso, nonostante le tragedie che abbiamo vissuto nel secolo scorso con tutte le guerre efferate, i morti che ci sono stati, con tutte le tragedie immense, perché guardate che il Novecento è stato un secolo orribile, terribile, nonostante questo l'uomo non ha ancora imparato, perché guardate in che situazione siamo, è bastata una o due generazioni, è stato tutto dimenticato e siamo ripartiti dai nostri errori un'altra volta. Allora Dio permette questo perché non si stanca di aspettare che l'uomo possa imparare dai suoi errori e speriamo che finalmente ci siamo a quel momento, perché ormai o dentro o fuori la terra sta per cambiare e quindi c'è poco da fare. Io adesso vi faccio ascoltare questo messaggio che vi fa ben comprendere il concetto che vi ho appena esplicato, per così dire. Ed è questo il messaggio. Magno è lui, è storia re di C. Quindi è lui, il re che è Magno, è il nostro re. Non ce n'è altri re degni di avere questo attributo, Magno. È lui, il nostro re. E la storia è sua, è nelle sue mani. È lui il re della storia, il re anche della storia di questo piccolo pianeta, sperso ai confini della Via Lattea.
E la presenza di questo re non è solamente una presenza spirituale, come in realtà è stato anche per 2000 anni, da quando lui se n'è andato promettendo che sarebbe ritornato, ma promettendo anche che sarebbe rimasto sempre con noi. E lo ha fatto, è rimasto sempre con noi spiritualmente, e non ha mai abbandonato questa terra. Lui si è fatto uomo proprio perché aveva intuito che su questa terra c'era bisogno dei suoi insegnamenti, c'era bisogno di risvegliare le coscienze, come ce n'è oggi, come abbiamo bisogno oggi allo stesso modo. Però la sua presenza, diciamo, fino a un certo numero di anni fa è stata spirituale. Adesso no, adesso la presenza del re è concreta, è fisica, è presente attraverso i suoi mezzi di luce, le schiere dei suoi angeli, ma anche lui è presente. E lo abbiamo ribadito tantissime volte, e vorrei che voi poteste comprendere questa differenza tra la presenza spirituale di Gesù negli anni scorsi, nei secoli passati, e la presenza che oggi è attiva, fisica, concreta. Perché? Perché questo sta a significare proprio che siamo alla fine dei tempi, che ormai manca poco tempo a che tutto possa ribaltarsi e cambiare, a che definitivamente il grano venga diviso dalla gramigna una volta per sempre. Non accadrà mai più. Questa grande tribolazione che Gesù ci annunciò e che ci disse che ci sarebbe stata, questa grande tribolazione come mai prima e come mai più ce ne sarà, così ha promesso nostro Signore, ci sarà la terra nuova e i cieli nuovi del regno di Cristo. Quindi noi in questo momento siamo chiamati ad una preparazione, oltre ad agire concretamente facendo il possibile nelle opere che ci sentiamo di fare, aiutando concretamente le persone, anche aiutandole a risvegliarsi, dicendo loro la verità, facendo comprendere loro quello che realmente sta accadendo, perché molte volte sono persone inconsapevoli, sono persone che sono state ingannate e manipolate loro malgrado, perché non hanno avuto la capacità di mantenere la proprietà sul proprio cervello, no? E quindi anche queste persone hanno bisogno d'aiuto. Facciamolo in tutti i modi possibili. E allora, in questo prossimo messaggio, ci dicono chiaramente che il re è proprio qui con tutta la sua compagnia, e si intende la compagnia degli angeli, delle schiere celesti. Quindi l'esercito celeste è qui su questa terra, e per l'ennesima volta lo ribadiscono. La ve gira lì compagnia. Quindi questa santa compagnia di Gesù, degli angeli, di questo grande esercito celeste è qui, è sulla terra e gira. Questo verbo girare lo utilizzano molte volte per farci comprendere che logicamente essi sono qui per tutti i popoli della terra, nessuno escluso. Non c'entra qui la religione, non c'entra la cultura, non c'entrano le idee, i nostri preconcetti stupidi, i nostri dogmi assurdi. Loro sono qui per tutta l'umanità, perché siamo tutti figli di Dio allo stesso modo e allo stesso livello. Quindi girano incessantemente per comprendere, per studiare, per progettare i loro passi e i loro movimenti nel modo migliore. E sono veramente mezzi in grandissimo numero presenti ora sulla terra. Sono, io non so, sinceramente non saprei proprio quantificarli, ma credo che siano proprio milioni di mezzi. Sono veramente tanti, tantissimi. Sono nello spazio profondo, vicini comunque alla terra, posizionati strategicamente, e anche sono posizionati in modo da essere invisibili anche ai nostri mezzi scientifici di osservazione. Quindi, avendo tecnologie chiaramente milioni di anni più avanzati delle nostre, per loro è un gioco da ragazzi. Per loro noi siamo dei bambini che giocano con i mattoncini Lego, non siamo niente di più. E noi ci crediamo chissà cosa, noi crediamo di poterli combattere, di poterli abbattere. Preparano scudi spaziali, satelliti rivolti verso lo spazio per vedere chi viene e chi va. Sono ridicoli, guardate, sono veramente ridicoli.
e lo posso anche gridare se volete, sono ridicoli. Quindi questa compagnia è qui, gira sulla terra, è presente e sono in un numero sconfinato. Infatti ce lo confermano nel messaggio che adesso vi faccio ascoltare. Qui raggiungo e lì sono scesi in tanti, sento. Dunque questa voce viene a dirci che anche lui, lei, non saprei definirne il sesso, raggiunge quindi il numero di questi mezzi, sta raggiungendo, viene ad aggiungersi al numero di questi mezzi e lui dice io sento già, sa che sono già scesi in tanti, sono già tantissimi. E io vi ho già parlato in altre occasioni del fatto che non si tratta solo dei cosiddetti angeli, delle schiere celesti, ma si tratta anche di popoli, di civiltà estremamente evolute che sono in collegamento diretto con questi piani spirituali proprio grazie alla loro evoluzione e che hanno accettato l'incarico di correre in aiuto della terra. Pensate un po', queste persone lasciano i loro paradisi, lasciano i loro luoghi di pace, di benessere, serenità, lasciano le loro famiglie, perché anche loro hanno dei legami affettivi, per venire qui, per stare lontani, per arrivare qui attorno a questo pianetino disperso nel nulla della Via Lattea, per poter aiutare l'umanità che vi abita, l'umanità oppressa e sfruttata che vive sulla pelle di questo piccolo pianetino. Pensate con quanto amore devono fare queste scelte per poter obbedire a un piano divino che fra poco verrà a vedere questa terra proiettata in una dimensione nuova, in uno spazio-tempo nuovo, in tutta una nuova frequenza e vibrazione. E quindi noi non dobbiamo fare altro che tenere duro, resistere, come vi dico sempre, non cedere ai ricatti pericolosi di questi periodi e aspettare che il Signore, insieme a queste santissime schiere di angeli e di civiltà evolute, venga a mettere in opera il suo santo piano per questa terra. L'ultimo messaggio di questa puntata è un invito che ci viene fatto, un invito, un'esortazione. Noi già lo facciamo, in tanti lo stiamo facendo e io questo lo vedo ogni giorno di più e questo mi fa felice, ovvero quello di rivolgere al cielo le nostre invocazioni, le nostre preghiere, quelle classiche oppure quelle proprio spontanee che nascono dal nostro cuore, le parole con cui ci mettiamo in contatto con Dio attraverso la nostra stessa anima. Questo è quello che è importante in questo momento, perché come vi ho detto noi operiamo anche nei piani sottili ed è importante creare questa energia nel piano sottile, perché il male lo si sconfigge prima lì, prima nel piano sottile e poi lo vedremo cadere nel piano materiale. Quindi è importante innalzare queste preghiere e ci viene chiesto con questo messaggio che ci dice questo. Inni già, giurre ci aiuti. Quindi ci chiede questo fratello, innalzate degli inni al Signore, chiedete al Signore che ci aiuti. Il Signore lo fa, lo sta facendo, ma certo se noi uniamo i nostri sforzi, le nostre preghiere, le nostre invocazioni, magari lo farà con un po' più di velocità, diciamo così. Non che il Signore abbia bisogno di essere spinto, per carità, non sto dicendo questo, però è importante perché con la preghiera, con l'invocazione, con questi inni che ci chiedono di fare, noi creiamo un ponte attraverso il quale possiamo connetterci al suo cuore, che è grande come tutto l'universo. Quindi, cari amici, io con questo bellissimo messaggio e questa bellissima esortazione vi saluto anche per questo episodio. E vi lascio dandovi l'appuntamento alla prossima puntata e ringraziandovi. Ciao a tutti! Per aiutare a crescere il mio canale, iscriviti al canale, metti un like al video e condividilo.